FIFA Women's World Cup. Finale per il terzo e quarto posto. Di scena oggi il grande calcio internazionale con questa sfida che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo. Qui è Piero Gepardo, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni del match assieme a Stefano Nava. Buongiorno messieurs, un saluto a tutti gli amici anche all'ascolto. Allacciatevi le cinture e tuffatevi insieme a noi in questo match da non perdere. I riflettori puntati sul calcio femminile per questa sfida fra le nazionali di Canada e nazionale femminile della Nuova Zelanda. Questo è l'11 titolare del Canada per il match di oggi. Il tecnico ha deciso almeno inizialmente per il 4-4-2, non mi sembra di vedere grandi modifiche. Un assetto direi neutro che garantisce la giusta copertura in difesa, ma che si rivela buono anche in attacco, magari alzando la posizione degli esterni. Il calcio femminile non ha certamente, soprattutto nel nostro paese, la stessa visibilità del maschile, ma è comunque un movimento in forte crescita che ha saputo esprimere nel corso degli anni giocatrici di grande livello. Il primo nome che mi viene in mente è quello di una mia amica Carolina Morace, che ha fatto grandissime cose nel calcio femminile, ma ce ne sono state tante altre nel corso degli anni. Ecco la formazione iniziale. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Ci siamo, possiamo cominciare. Schmidt, Matheson, prova la botta. Tiro scagliato da troppo lontano per far male da lì. A spazio, prova. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Primo tempo di questa sfida che si è chiuso a reti inviolate, ci aspettavamo qualcosa di più, Stefano, vero? Per essere un amichevole finora ha deluso un po' le attese, speravamo di vedere qualche gol e invece abbiamo assistito a una partita molto tattica. L'augurio è che le cose possano cambiare nella ripresa. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Prince. Occasione! Ha salvato un gol certo qui il portiere. Decisivo quel portiere, è rimasto lucido fino all'ultimo. Occhio al corner. Becchi! Ha sprecato questa chance su calcio d'angolo con una conclusione finita lontana dai pali. Scuote la testa, sa che avrebbe potuto fare meglio e doveva farlo. Tutto è pronto per il cambio, si attende solo il segnale dell'arbitro. Vediamo se questa sostituzione riuscirà a portare nuove energie e nuove idee. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui, mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria.
sfruttare bene il campo, può far partire il cross. Casey Duncan approva, arbitro che ferma il gioco, sarà punizione per il Canada. Cambia dunque l'assetto in campo con questa sostituzione. Tecnico che vuole evitare cali di concentrazione, stanno vincendo ma guai a mollare. Passaggio intercettato. Cerca il traversone. Il collaboratore ha alzato la bandierina per segnalare la posizione di offside. Rete annullata tra le proteste. Chiamata al limite, quella del guardaline, però corretta. Che occhio, un fuorigioco millimetrico. Occhio al tiro della bandierina. Male qui l'attaccante su questo tiro ravvicinato. Ha optato per la precisione, forse ha preso una zolla, ma non riesco a spiegarmi. Forse l'ha colpita male. Fatto sta che la palla non ha preso l'effetto desiderato, terminando abbondantemente sul fondo. Attenzione, pericolo! Palla che finisce dentro dopo aver baciato la traversa. Un pizzico di fortuna qui, pallone che entra dopo aver picchiato contro la traversa. Eh sì, la buona sorte ha avuto un ruolo fondamentale in questo caso, ci vuole anche quella. Quattro i minuti di extra time. Palla interessante nello spazio. Ottimo il pallone filtrante. Prince! È un gol che racconta la loro voglia di non mollare. Che personalità questa squadra, Pierre, che carattere. Hanno attaccato fino all'ultimo, trovando la rete proprio nei minuti finali. Fantastico. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria. Vedremo se avranno il tempo per abbozzare una minima reazione. Abbiamo assistito a 90 minuti di buon calcio, un amichevole che ci ha offerto uno spettacolo degno delle due squadre in campo, risultato che alla fine premia i loro sforzi, sia pure per un solo gol. Hanno sfruttato al meglio le occasioni avute, ma direi che anche la formazione avversaria non ha demeritato. Penso che alla fine i due allenatori possano ritenersi comunque soddisfatti della prestazione. Finale per il terzo e quarto posto. Risultati delle partite. Finale.